Easy go. Conosci la storia di Scolleati, i portatori del giorno e della notte? Oh, sì, i giganti lupo. Sì. Nacquero dall'arcilupo Rodvitnir, una grande nemesi degli dei Aesir. Odino li catturò da cuccioli e li rinchiuse nei canili di Asgard per tenere a bada il nemico. Sai che ti dico? Te la racconto dopo. Quando recuperate la cote, maneggiatela con estrema attenzione. È un cimelio inestimabile, dopo tutto. Prontissimo. È stata una visita di cortesia. Non riesco a credere che un figlio possa uccidere suo padre. È folle, no? Lo so, conosciamo solo una parte della storia. Ma insomma, era suo padre. Certo, io a volte mi arrabbio con te, ma... Davvero? Beh, a volte sì. Un po'. Ma non ti accoltellerei mai alla schiena. No, suppongo di no. Questi volevano proprio tenere fuori gli intrusi. E noi come dovremmo entrare? Ci sarà un modo per alzare la grata. Forse con quella grossa ruota? Lo penso anch'io. Disponibile.
Cosa? Con me. Quando? Oh, a volte. Quando tu pensi che io non so fare qualcosa, e invece lo so fare. Non sempre è una cosa facile da capire. Sì, lo so. È che sono piccoli. Chissà dove... Ragazzo, di qua. Signor sì. Chi l'avrà scritto? Ora da qui dove dobbiamo andare. Thank you.
cos'è successo laggiù? Questo è il figlio. Il figlio dello spirito? Come lo sai? Il sigillo è come quello sulla daga nella schiena del padre. Si è difeso bene, ma non è bastato. Lo hanno tradito. Tradimento porta tradimento. Per me l'assassinio di suo padre non è stato visto di buon occhio dagli altri. Pensava di poterli guidare. Gli è costato la vita. Credo di sì. Guarda, ragazzo, ai suoi piedi. La Cote! Sì, l'hanno usata per spaccargli la faccia. Davvero? C'è una pergamena qui. Apparteneva al figlio. È una storia infinita. Padre, perdonami. Pieno di rimorsi, mi pento delle mie azioni. Se avesse riflettuto prima di agire, non avrebbe avuto rimorsi, giusto? Sì, forse dovremmo portarla a suo padre, lì nel deposito. Attracchiamo qui.
laggiù c'è qualcosa. Giusto, dove eravamo rimasti? Ah, sì. Skoll e Ati, i giganti lupo, furono catturati da Odin. Sai che ti dico? Te la racconto dopo. Non è che per caso avete trovato la Kote? Abbiamo trovato la Kote. Oh, splendido! Queste macchie sono strane. L'hanno usata per spaccare la faccia a un predone. Oh, splendido. Ecco, per il vostro disturbo. Non vedo l'ora di provare la nuova Kote. Non sembrerà un granché, ma praticamente vibra di magia. Me ne serviva un'altra dopo che prestai l'ultima a mio fratello. Ci sputò sopra. Per lubrificarla, diceva. Non gliel'ho più chiesta. Grazie alla sua magia, egli scagliò i lupi in cielo, dove iniziò la loro caccia. La caccia durerà a lungo, ma non per sempre, poiché la profezia narra che un giorno Skoll e Ati divoreranno le loro prede. Sai che ti dico? Te la racconto dopo. Vuoi leggerla? Qui dice: falso capo. L'ho visto scritto ovunque. Che motivo hai di fare così? Ragazzo, di qua. Mappa del tesoro. Sì,